non sono un addetto ai lavori, quando devo parlare o pensare a temi come quelli di cui si tratta oggi, la sanità, ho l'abitudine e l'approccio di partire da considerazioni di carattere un po' più generale, perché è il mio modo di avvicinarmi a un tema che non è il mio da un punto di vista professionale. E allora mi viene molto naturale collegare le questioni della sanità alle questioni della salute e anche alle questioni dei diritti e del modello di società. E quindi il mio punto di riferimento continua a essere quello che avevo quando cominciavo a ragionare di questi problemi, occupandomi da studente liceale. E il mio punto di riferimento è un articolo della Costituzione della Repubblica Italiana, è l'articolo 32, in cui si dice che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. E quindi in questo articolo, secondo me, è straordinariamente valido, c'è il concetto di salute legato al concetto di diritto dell'individuo e al concetto di interesse della collettività e anche l'idea di garantire la tutela delle fasce deboli della popolazione. E questo ci rimanda a un'idea di società forte che secondo me non è sempre stata. Nel corso, la Costituzione è stata approvata nel 1948, adesso siamo nel 2012, sono passati decenni. Questa idea forte della società non è sempre stata un'idea forte condivisa. Lo è stata nella testa dei costituenti, che sono stati capaci di scrivere in poche parole dei principi assolutamente fondamentali. Secondo me è stata un'idea forte nel momento in cui fu approvata la riforma sanitaria, che è stato un grande momento della storia del nostro paese, politica, sociale, culturale. Sono assai meno forti le idee negli ultimi tempi. Questa è la convinzione che mi accompagna. Ci sono competenze, ci sono sensibilità, abbiamo il bisogno di recuperare delle idee forti. Cioè mettere in primo piano anche un'impostazione di grande respiro. Questa è un'esigenza che sento quando penso alla sanità, con un argomento che conosco assai meno, quando penso alla scuola, all'istruzione, all'università, con un argomento che per quello che faccio conosco meglio. E allora vedo una serie di impegni durissimi su cosa fare e come fare. Allora, cosa fare? Questa idea di salute, il concetto di salute in un'ottica giustamente un po' più complessiva, come diceva l'intervento di Cozio, si parte dalla qualità della vita, aria, verde, sicurezza del lavoro, invecchiamento attivo in una città di anziani come Genova. E a questo punto, secondo me, però, è necessario poi essere in tutto il più possibile conseguenti. Recupero alcuni stimoli che mi ha dato l'intervento di Cozio, che ha parlato dell'importanza di non consumare il territorio, ha parlato di obiettivi di riduzione del traffico, ha parlato del pericolo di particelle nocive che circolano per l'aria. Ieri sono stato a un'assemblea a Voltri sulla Gronda, 300 persone, in cui ho assistito, prima sono dovuto anche intervenire, era un contesto un po' più complesso di questo, ma era un contesto in cui questa esigenza di partire dalle enunciazioni importanti come no al consumo del territorio, obiettivi di riduzione del traffico, evitare che delle particelle nocive, amianto e quant'altro possano circolare nell'aria. Io non sono un chimico ambientale, quindi ascolto e mi rendo anche conto che su certe questioni si possono trasmettere dei messaggi che sono di preoccupazione forte, non sempre necessariamente fondata, ma però ovviamente da valutare con attenzione. E rilevavo, mettendo assieme questi messaggi che mi sono stati dati, che condivido totalmente, e alcune tematiche di ieri, una contraddizione nei fatti. Se uno, per essere coerente a queste politiche, allora deve ripensare ad esempio la politica dei trasporti.
ripensare la politica delle infrastrutture che vengono pensate. Ancora, sull'integrazione dei servizi sociosanitari siete molto più competenti di noi, competenti di me, è una questione da affrontare, così come quella della prevenzione, il ruolo della medicina di base. Sono temi dei quali ho cominciato a occuparmi sempre in maniera superficiale, parlando invece con persone che lavorano nel settore. Quello delle strutture, ospedali non solo, io sento un'esigenza come possibile sindaco di questa città, che è quella che, certo, si tratta di razionalizzare il sistema, ma cercando di non ridurre i servizi. Quello che viene evidentemente percepito dai cittadini, ma anche con cognizione di causa, è che questi sforzi necessari di razionalizzare il sistema rischiano o possono o si traducono senza verbi che lo possono, rischiano, si traducono in riduzioni dei servizi. E poi ancora un tema che per ora non è stato toccato, ma che mi è stato messo davanti al muso più volte: la sanità intesa anche come ricerca scientifica. E qua a Genova abbiamo delle eccellenze, l'IST, il Gaslini, che devono essere mantenute come tali, delle eccellenze. Quindi le cose da fare sono veramente tante, come farle? Ecco, si è parlato della conferenza dei sindaci, ci sono state fatte delle osservazioni assolutamente appropriate sulla debolezza della conferenza dei sindaci, e quindi sono temi che dovranno essere affrontati. Io ho colto due parole che mi hanno subito stimolato nell'intervento dell'assessore Rambaudi: la corresponsabilità, cioè assumersi assieme responsabilità, ma ovviamente assumersi assieme, pur nella differenza dei ruoli, la possibilità di progettare. E questo è importante. Io ho l'impressione che se non si tengono assieme i due elementi, assumersi assieme corresponsabilità, però anche decidere assieme, si fa poca strada, e probabilmente non si è stati capaci di tenere assieme al meglio questi due elementi. C'è un'altra questione, la difesa dello Stato sociale, citavo la riforma sanitaria. Secondo me si impone, torno a quello che avevo detto all'inizio, un pensiero alto e una riflessione critica su quelli che ho scritto, prendendo degli appunti prima di venire qua, sui paradigmi, quelli che chiamo paradigmi politico-culturali, che sono stati dominanti negli ultimi anni. Non lo erano negli anni 70, io non parlo di riproporre esattamente la situazione degli anni 70 nel 2012, sarei uno scemo se lo facessi, però la spinta ideale, la voglia di pensare complessivamente a un modello di società, questo sì è quello che deve guidare la nostra azione. È solo così che noi possiamo poi affrontare i problemi della disponibilità delle risorse e dei criteri con cui allocare le risorse. E anche su questo c'è un punto che io sento dolente. Non si tratta di leggere questi bilanci pubblici solo in modo tecnico. Non esiste la tecnica nei bilanci pubblici dello Stato, della Regione, del Comune. Ci sono degli aspetti squisitamente tecnici, ma i bilanci pubblici sono dei bilanci politici. E questa deve essere, secondo me, la questione fondamentale, che noi possiamo affrontare avendo la capacità di compiere delle scelte chiare. Insomma, ci vuole un impegno politico-culturale ideale notevolissimo, un impegno, dicevo, collettivo, generale. E come può essere poi reso evidente questo impegno? E anche qua ci sono delle sfide. La trasparenza e la chiarezza nei discorsi che si fanno e nelle decisioni che si prendono. La chiarezza e nella trasparenza nello spiegare le scelte. Io direi, in un ambito come quello della sanità, in cui l'elemento delle competenze tecniche è forte, io aggiungerei una questione, quella della meritocrazia, il merito.
è fondamentale. Sono la mancanza di trasparenza, la mancanza di meritocrazia sono questioni che vengono imputate al sistema politico, sono colpe del sistema politico e sono queste le altre sfide che dobbiamo raccogliere. Voi siete tecnici, però partecipate a un'iniziativa di spessore di un partito politico e quindi come me condividete un'idea alta della politica, intesa come servizio, come impegno disinteressato, ed è una, diciamo così, è una medicina fondamentale per curare una grave malattia del nostro sistema, che è quella della disaffezione nel rapporto tra cittadini e istituzioni e della malferma salute della nostra democrazia, che è un bene assolutamente prezioso. E voglio vivere come i cittadini nei campi, come gli uccelli nel cielo campare. E voglio vivere come i cittadini nei campi, e sopra i cittadini nei campi volare. Thank you.